Se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna per la parte relativa all'audizione sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso della trasmissione in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti di Confindustria, sempre nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo. Per la Confederazione è oggi presente il dottor Pierangelo Albini, direttore lavoro, welfare e capitale umano, che è accompagnato dal dottor Luca Del Vecchio, direttore delle politiche per il digitale e filiere, scienze della vita e ricerca, dell'avvocata Camilla Sciacca, direttore rapporti istituzionali, e dell'avvocata Giulia Don Giovanni, advisor ammortizzatori sociali, area lavoro, welfare e capitale umano. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità a partecipare ai lavori della nostra commissione, do la parola al dottor Albini per lo svolgimento di una relazione, che raccomando di contenere in circa 20-30 minuti, per dare modo ai commissari che lo richiedano di poter intervenire poi successivamente. Grazie. Grazie Presidente, onorevoli senatori e deputati, innanzitutto un ringraziamento non scontato per aver offerto a Confindustria l'opportunità di rappresentare alcune considerazioni in ordine a questa indagine che state svolgendo sul settore della previdenza allargata. In premessa dico che nella documentazione che è stata inviata ieri è contenuto anche il testo di un'audizione che era stata effettuata sempre da Confindustria in aprile dello scorso anno presso la Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato e Previdenza Sociale del Senato, nella quale sostanzialmente sono illustrate con maggiore dettaglio le osservazioni e le posizioni di Confindustria con riferimento alla parte, diciamo, della previdenza e della sanità complementare. Lì ci sono anche diverse proposte, diverse considerazioni su ciò che a nostro avviso è opportuno tenere in attenzione quando si parla della parte, diciamo, complementare del nostro sistema di welfare, quindi ho ritenuto che fosse opportuno integrare questa memoria anche con quella dello scorso anno e quindi questo, diciamo, mi risparmia oggi il compito di annoiarvi almeno su questa seconda parte. Faccio due considerazioni preliminari ancora, poi penso di occuparvi una quindicina di minuti, lasciando poi lo spazio per le domande, anche perché il documento è stato trasmesso e quindi in qualche modo ne avete preso visione. Le due considerazioni di fondo sono queste. Diciamo, come Confindustria siamo particolarmente preoccupati guardando al sistema di welfare. Lo guardiamo in una duplice prospettiva. Lo guardiamo innanzitutto come un elemento identitario del nostro sistema sociale, economico, e quindi un elemento che, del pari della democrazia, diciamo così, innerva la società, il tessuto economico e anche, diciamo, per certi versi legittima ulteriormente quello che è il ruolo delle imprese nell'economia e nella società italiana, perché poi di fatto, come dirò, una buona parte delle risorse che vengono destinate alla costruzione del welfare derivano dalla capacità del sistema produttivo ed economico del paese di produrre. La seconda considerazione, la seconda preoccupazione per cui facciamo volentieri questa audizione è che naturalmente, come nel mandato che la Commissione si è data di indagine, vediamo davanti a noi accadere alcune situazioni, di cui poi dirò più nel dettaglio, che sicuramente mettono in grande difficoltà il nostro sistema di welfare, perché il nostro sistema di welfare è stato costruito in presenza di un tessuto sociale,
di un andamento demografico e soprattutto di una struttura economica che era fatta su altre basi e su altri presupposti. E quindi, così come oggi ci interroghiamo sulla capacità del sistema regolatorio del mondo delle imprese e del lavoro di affrontare le transizioni, Confindustria si interroga sulla capacità di adattamento che il nostro sistema di welfare ha. Non è solo un problema, come dirò nell'audizione, di sostenibilità del sistema di welfare, è soprattutto, a nostro avviso, un problema di ridisegno, perché l'equità complessiva del sistema di welfare italiano non ci pare adeguatamente capace di rispecchiare quello che è il tessuto economico che genera le ricchezze e il tessuto sociale che in qualche modo è destinatario di queste attenzioni del sistema di welfare. Quindi le preoccupazioni non sono, diciamo così, almeno improntate a nostro giudizio a un approccio miope, egoistico della ripartizione dei costi del sistema di welfare, ma è una preoccupazione che riguarda la tenuta. Venendo diciamo un po' al merito delle questioni, io rapidamente direi tre cose sugli ambiti per i quali chiedete anche a noi una riflessione. Il primo è sicuramente quello dell'inverno demografico. Qui sappiamo già molto, perché tutti i dati della demografia, tutte le indagini, tutti i rapporti demografici dicono che abbiamo una situazione molto, molto preoccupante. Da questo punto di vista segnalo solo due dati. La prima è il progressivo impoverimento della popolazione, non un impoverimento economico ma un impoverimento quantitativo, perché nel 2013 in Italia c'erano 60 milioni di residenti e abbiamo una prospettiva di andare a 45 milioni nel 2080, e quindi una progressione che ha visto in 10 anni perdere 1,5 milioni quasi di abitanti, ma vediamo che nei decenni successivi le accelerazioni saranno maggiori. E quindi questo dell'inverno demografico è sicuramente il primo elemento di grande preoccupazione. Specularmente a questo dato, nella nostra audizione ne abbiamo segnalato un secondo, che è il cosiddetto indice di dipendenza, cioè la relazione che esiste fra la popolazione attiva, quella compresa fra i 15 e i 64 anni, e la popolazione che è over 64 anni e quindi tendenzialmente pensionata. Oggi abbiamo un rapporto che è il 38%, però se andiamo a vedere cosa succede nel 2035 avremo sostanzialmente un rapporto 1-1, per arrivare poi nel 2042 ad avere un rapporto addirittura 60% della popolazione con più di 60 anni e 40%, diciamo così, in attività lavorativa. Quindi questo naturalmente dice la necessità di considerare con molta attenzione quello che è il tasso di fecondità e l'invecchiamento della popolazione. Il secondo elemento che naturalmente preoccupa è quello che riguarda le transizioni. Io qui sarò estremamente sintetico, ma a mio giudizio le transizioni green e digitali avranno degli impatti enormi. Per quello che riguarda il welfare, diciamo che questi impatti si tradurranno molto probabilmente in una trasformazione radicale di quelle che sono le strutture fondamentali nei modelli organizzativi delle imprese, il crescere di una prospettiva di lavoro che va verso sempre più il lavoro autonomo rispetto al lavoro subordinato, e processi che quindi richiedono di essere accompagnati, anche perché dal nostro punto di vista, almeno nella prima fase, in una fase congiunturale, abbiamo pochi strumenti, abbiamo anche forse poche strategie per accompagnare la trasformazione del tessuto economico e produttivo di questo paese, che poi sarà la base per sostenere il welfare. Quindi interrogarsi su come cambierà la composizione del tessuto economico e produttivo è un fatto che richiamiamo nella nostra memoria. Unitamente al terzo e ultimo, che è quello della progressiva terziarizzazione. Questo è l'elemento
su cui credo vada fatta una riflessione più attenta, perché il processo di terziarizzazione dell'economia è un processo molto significativo. Il paese ha sicuramente una spina dorsale manifatturiera, ma i regimi di costruzione del welfare che abbiamo fatto, pensando soprattutto ad un paese che aveva una manifattura industriale di un certo tipo e con certi volumi occupazionali, va ripensata perché la manifattura, diciamo, perde i numeri a vantaggio di un terziario e i sistemi di protezione sociale che abbiamo congegnato sia con la legge ma anche con la contrattazione collettiva devono essere ripensati. Queste secondo noi sono le tre riflessioni fondamentali che vanno fatte. Perché, e qui entro un attimo nel merito della questione, abbiamo costruito un sistema di welfare che oggi attinge in maniera significativa anche dalla fiscalità generale. Allora, in sintesi, la questione può essere riassunta da pochi numeri che però danno il senso della gravità del fenomeno. Se noi consideriamo i tre capitoli principali di quello che è il nostro sistema di welfare, cioè la parte di previdenza, sanità e assistenza, anche l'ultimo rapporto che è stato presentato, no, da parte di itinerari previdenziali lo indica in maniera abbastanza evidente, costa al sistema italiano 540 miliardi all'anno, è costato nel 2022. 540 miliardi all'anno sono la metà della spesa pubblica italiana, sono un terzo di quello che produce il PIL, quindi il prodotto interno lordo del paese. Ora, se si guarda dove si vanno ad attingere queste risorse e si guarda, diciamo, l'ambito privilegiato di questa osservazione, che è il bilancio dell'INPS, si vede che il bilancio dell'INPS, sostanzialmente per prestazioni istituzionali, poi dettagliate meglio nella memoria che abbiamo presentato, diciamo fa 400 miliardi all'anno. Se si guarda da dove vengono le entrate, si scopre che 250 miliardi vengono dalle contribuzioni, ma 170 miliardi vengono dalla fiscalità generale, è il 40% che viene dalla fiscalità generale. Quindi queste due considerazioni portano a dover fare una riflessione su due aspetti fondamentali che nella memoria abbiamo cercato di sintetizzare al massimo, che sono quello che poi anche andando a guardare le gestioni si scopre che l'INPS in realtà, che noi molto spesso consideriamo un'unità unica, in realtà è la sommatoria di 30 gestioni. E 30 gestioni di cui alcune, quelle del fondo lavoro dipendente, quelle legate alla gestione delle prestazioni temporanee, quella delle parasubordinazioni, anche il FIS presentano dei saldi positivi, ma tutte le altre presentano dei saldi negativi. E presentano dei saldi negativi che, guardandoli anche nella prospettiva della matematica attuariale, continueranno ad essere in sensibile peggioramento. Quindi ci sono gestioni che di fatto si accollano gli oneri di altre gestioni. E diciamo che questa logica della mutualità e della solidarietà può reggere, ma quando si spinge oltre certi limiti ed è destinata ad aggravarsi ulteriormente, pone un problema non solo di sostenibilità, ma anche di equità. Perché poi se andiamo a considerare quello che è invece il 40% delle risorse che vengono attinte dal sistema della fiscalità generale, e qui credo che tutti abbiamo in mente benissimo come è fatta la ripartizione della torta che riguarda i 41 milioni di soggetti che versano le imposte in questo paese. Il 41% dichiara meno di 15 mila euro di reddito lordi all'anno, il 43% fra 15 mila e 35 mila, e c'è una quota marginale che paga il resto
delle contribuzioni, della fiscalità generale. Quindi ci sono 13 milioni di contribuenti sotto i 20.000 euro di reddito l'anno, che rappresentano il 56% dei contribuenti che pagano più o meno il 10% dell'IRPEF. Dopo ci sono 5,7 milioni di contribuenti sopra i 35.000 euro, che sono il 14% del totale, che pagano il 60% dell'IRPEF. Quindi c'è un problema, di sostenibilità, ma c'è soprattutto un problema di equità, che poi si può tradurre in termini di costo del lavoro per il lato delle imprese, ma si deve tradurre naturalmente anche in una riflessione più complessiva su quello che è la tenuta complessiva e la ripartizione dei processi di solidarietà. Ecco, qui nella memoria, come dire, non lo trovate, però alcuni riferimenti che si possono fare anche a situazioni che attualmente sono fuori dal perimetro dell'INPS, ma che sono poi destinate a rientrarvi o che vi sono rientrate, devono essere processate con adeguata attenzione, perché altrimenti succede che ci sono fondi o casse che stanno fuori dal perimetro, diciamo, dell'INPS, che nel momento in cui vi dovessero rientrare, e magari anche in maniera parziale come è successo recentemente per l'INPG, cioè finiscono per scaricare su le gestioni attive dell'INPS e sui, diciamo così, i soggetti che pagano l'IRPEF, gli oneri di queste operazioni. E quindi il monitoraggio attento di quello che succede dentro queste 30 gestioni, che di fatto hanno un controllo meramente contabile, ma anche quello che sta succedendo fuori, in prospettiva, deve essere in qualche modo vigilato, perché poi magari ne parleremo se ci saranno delle curiosità, dei dibattiti, si rischia veramente anche di non essere preparati a un destino che mi sembra per certi fondi e per certe casse ineludibile. E quindi forse occorre anche diciamo, prepararsi, fissare delle regole, perché non ci si trovi con delle situazioni che poi diventerebbe doppiamente iniquo dover affrontare. Da ultimo, diciamo così, la parte che a me interesserebbe di più, diciamo, per imparare più che per dire cosa sarebbe opportuno fare, è quella che riguarda quello che nel profilo di indagine della Commissione è il cosiddetto welfare contrattuale. Io faccio solo due sottolineature, poi il documento è un po' più esplicito delle cose che dirò magari adesso in maniera sintetica, per non andare a sforare i tempi che mi sono stati concessi. Naturalmente Confindustria gestisce direttamente o indirettamente 57 contratti collettivi nazionali, sono circa 5 milioni e mezzo di lavoratori che sono regolati da questi contratti. E Confindustria è anche, diciamo, responsabile di quello che è il fenomeno della contrattazione di secondo livello, perché sostanzialmente la contrattazione di secondo livello, quella che cioè avviene nelle aziende, si fa nelle aziende più strutturate, più grosse, e queste sono quelle di Confindustria. Confindustria da tempi immemorabili, qui ci sono persone che naturalmente ne sanno anche più di me di queste cose, come dire, però ha sempre cercato di regolare in maniera ordinata la contrattazione, regolando anche gli assetti e i compiti degli assetti. Naturalmente oggi si parla molto del contributo che la contrattazione collettiva può dare ad accompagnare questi processi di transizione e anche accompagnare e sostenere il processo relativo all'equità e alla sostenibilità del sistema di welfare. Due sono le considerazioni basiche che faccio io. La prima è questa: nell'ultimo accordo interconfederale che abbiamo fatto, anche se non tutti ne hanno apprezzato fino in fondo le finalità, però c'era un ragionamento che portava a distinguere i trattamenti economici minimi dai trattamenti economici complessivi. Ora, questa operazione si iscrive dentro un processo più ampio che porta a dire che lo strumento del contratto collettivo, quello buono, andrebbe salvaguardato, perché a nostro modo di vedere
Se la contrattazione collettiva non funziona, come è noto, accadono due fatti. Il primo è che il Parlamento è costretto a interrogarsi sulla necessità di fissare un salario minimo per legge o un equo compenso. E la seconda è che il magistrato interviene, come è successo, diciamo, in alcuni ambiti come quello della vigilanza privata, e stabilisce lui qual è, diciamo così, il sindacato di tariffa. Quindi noi siamo convinti che la contrattazione collettiva debba funzionare e debba funzionare regolarmente. Ebbene, per questo noi abbiamo posto da anni il tema della misura della rappresentanza ai fini di individuare quale sia in ogni singolo settore il contratto di riferimento, non come dice il documento conclusivo del CNEL, i contratti, il contratto di riferimento. Perché dal nostro punto di vista nell'industria metalmeccanica dovrebbe essere possibile individuare qual è il contratto da prendere a riferimento. Ora, poiché tutti sappiamo che per la mancata attuazione dell'articolo 39 non si può imporre a nessuno l'applicazione di un contratto, se però fosse possibile individuare qual è il contratto di riferimento, sarebbe possibile stabilire sia qual è il TEM, sia qual è il TEC, sia cioè qual è il salario proporzionato e giusto dell'articolo 36 della Costituzione, il TEM, ma anche il trattamento economico complessivo che quel contratto garantisce ai lavoratori di quel settore. Allora, per arrivare al punto di fondo, noi riteniamo che sia arrivato il momento di riservare qualunque tipo di beneficio in termini di sgravi contributivi e fiscali solo ed esclusivamente a coloro che applicano integralmente il contratto collettivo di riferimento. Altrimenti si finisce per concedere in termini di agevolazioni anche sul welfare, benefici della fiscalità generale che, come ho detto prima, attingono alle tasche di alcuni ma non di tutti, no? Anche per coloro che hanno contratti collettivi che non sono analoghi per contenuto al contratto di riferimento. Cioè non è il problema di applicare quel contratto, ma di garantire quei trattamenti. Altrimenti, se cominci a garantire sgravi e benefici anche sul welfare contrattuale a coloro che applicano trattamenti economici inferiori a quello che dovrebbe essere il contratto di riferimento, dai benefici della fiscalità a danno di chi paga le imposte e della concorrenza leale fra le imprese. Prima considerazione. Seconda considerazione. È chiaro che noi stamattina ho fatto questo esercizio poco prima di venire qui, ho consultato uno di quei motori di ricerca dell'intelligenza artificiale e gli ho chiesto due cose. Se secondo lui il sistema di welfare italiano fosse regolato e sufficientemente chiaro, mi ha risposto di sì, mi ha citato con uno di quei sistemi che cita anche le fondi, ti dice esattamente che è regolato, tutte le cose sono chiare. E poi gli ho chiesto se fosse equo e lui mi ha risposto che per essere equo bisognerebbe fare una serie di verifiche su come effettivamente funzionano le cose, questa è la ragione dell'indagine. Ora, io naturalmente sapevo benissimo che nonostante la risposta è stata, diciamo, immediata e sufficientemente ragionevole, perché questo è uno di quei motori che ti dice da dove prendere le informazioni per costruirti in un nanosecondo un ragionamento di questo tipo, però ho capito, diciamo così, che mancava un elemento, che era un elemento di valore. Ora, sinceramente, io penso che si possono concedere, parlando di welfare, si possono fare due ragionamenti. Si può dire che noi abbiamo una grande preoccupazione per tenere su un sistema di welfare nella sua sostanza, quella a cui costa 540 miliardi all'anno, quella che è il sistema della sanità, della previdenza e dell'assistenza sociale. Poi naturalmente esistono le piattaforme con cui si fa nella contrattazione di secondo livello delle operazioni, diciamo così, per customizzare sui bisogni delle persone delle misure che sono il cosiddetto welfare contrattuale. Diciamo che siamo arrivati al punto in cui bisogna fare delle scelte, secondo noi, e dare delle chiare indicazioni attraverso le misure che vanno a premiare fiscalmente o contributivamente queste scelte. Cioè i fondi sanitari e i fondi pensione sono una struttura fondamentale del nostro sistema.
se le parti sociali nei loro 57-58 contratti devono essere indirizzate a fare qualcosa, è il legislatore che in qualche modo deve indicarlo. E a questo punto io credo, e qui poi davvero mi taccio per lasciare, come dire, spazio delle domande, io credo che sia arrivato il momento di determinare delle priorità. Non è solo il fatto di dire che non si può più dare benefici a pioggia a chiunque, ma bisogna cominciare a incanalare dei percorsi in maniera coerente verso quelle logiche che noi riteniamo in qualche modo condivisibili, perché nel nostro ordinamento costituzionale c'è un ruolo del contratto collettivo, non di qualunque contratto collettivo, cioè, ma funzionale a garantire l'integrazione delle due cose. E quindi in questo senso poi dopo bisogna dare anche alle parti sociali delle indicazioni che sono quelle che in qualche modo dobbiamo costruire adesso che noi come Confindustria ci stiamo interrogando se abbiamo una strumentazione adeguata per affrontare quelli che saranno i costi occupazionali delle transizioni. Cosa sulla quale io credo che i costi occupazionali delle transizioni, perché alla fine quando costruisci un sistema di previdenza integrativo che consente una flessibilità nel pensionamento, che consente di anticipare dei pensionamenti, quando devi costruire un sistema di politiche attive e devi poterlo fare, diciamo, avendo il riconoscimento, non il vantaggio, il riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico di quello che stai facendo a supporto del welfare pubblico. Perché ecco, la logica con cui noi in questo momento ci interroghiamo sulla necessità di costruire in forma mutualistica e solidaristica, nell'ambito naturalmente del mondo che siamo in grado di affrontare, perché noi possiamo certamente fare un fondo previdenza per 1,5 milioni di metalmeccanici, però possiamo costruire un fondo sanitario come abbiamo costruito per 1,5 milioni di metalmeccanici e le loro famiglie. Però questa diciamo così, necessità che voglio manifestarvi è questa. Quello che sta accadendo diciamo, in questo momento ci porta a dover considerare tutti e due gli ambiti. Quello che riguarda, come dire, il grande investimento che va fatto sul capitale umano, perché queste transizioni richiedono uno sforzo enorme. Noi abbiamo i fondi interprofessionali che lavorano in questa logica, ma siamo anche disponibili in qualche modo a potenziare ulteriormente, come dire, questo strumento nella logica di costruire davvero un sistema di politiche attive che aiuti non solo a formare le persone che già lavorano, ma anche le persone che devono entrare nel mondo del lavoro, gestendo le crisi occupazionali non dopo 3-4 anni di cassa integrazione, ma sin dall'inizio, come dice un accordo interconfederale del 1° settembre 2016 fatto fra Confindustria, CGL, CISL e UIL, che è rimasto inattuato. E quindi da questo punto di vista, ecco, il ragionamento che tendo a fare è questo. Ci sono degli strumenti che possiamo anche valorizzare e potenziare in questa logica anche per gestire le transizioni, anche per gestire in maniera più flessibile le uscite e diciamo così i processi di outplacement. Non credo che sia necessaria, diciamo così, una degli incentivi. Penso che però si debba riconoscere a queste iniziative la stessa natura che avrebbero le contribuzioni obbligatorie, se vengono finalizzate per integrare le funzioni del welfare. Quindi davvero credo che in questo momento di grandi transizioni un'indicazione anche a chi gestisce la contrattazione e può potenziare questi sistemi che ci sono di carattere bilaterale possa essere utile. Grazie per l'attenzione. Grazie dottor Albini, grazie a Confindustria per questa relazione, credo che sia stata abbastanza
esaustiva, interessante. Ovviamente noi questa indagine conoscitiva la stiamo portando avanti proprio perché siamo anche noi preoccupati riguardo alla tenuta del sistema e all'adattabilità, diciamo, la capacità di adattamento, diciamo, del sistema rispetto a quelle che sono le difficoltà che ci saranno nel futuro. E condividiamo, insomma, tutte le preoccupazioni di Confindustria, e ne abbiamo discusso in questa sede, e la ringraziamo anche per quelle che sono, diciamo, state le riflessioni sugli strumenti che potrebbero in qualche modo, su alcuni degli strumenti che potrebbero consentire di superare, diciamo, in futuro, comunque di affrontare queste difficoltà che sono quelle legate appunto all'inverno demografico di cui lei parlava, all'indice di dipendenza e alle transizioni, soprattutto green e digitale, all'avanzamento, diciamo, del terziario. Quindi, come si capisce, in futuro ci sarà uno stravolgimento complessivo del sistema, non solo quello economico, ma anche ovviamente quello che riguarda la previdenza, la sanità e l'assistenza, che è una delle voci, che è la voce più importante, diciamo, del nostro bilancio e del bilancio anche dell'INPS. Quindi io darei la parola ai colleghi commissari, che potranno formulare quesiti, osservazioni, richieste di chiarimento, così, voglio dire, alla fine, pregandoli di contenere, diciamo, le domande in un tempo ridotto, in modo tale che possiamo poi chiudere a breve, perché ci sono in Senato, come sapete, altre commissioni. Grazie. Il senatore Magni. Intanto davvero grazie anche per la chiarezza dell'esposizione, quindi, diciamo, devo dire che sembrerà strano, però ho trovato molto, cioè, sono molto d'accordo su una serie di cose poste, e meriterebbero, come si vuol dire, esatto, un incontro tra metalmeccanici, quindi nel senso che servirebbe una discussione molto più approfondita, avere più tempo, però tre cose sostanzialmente. Mi pare che lei abbia posto prima di tutto, e mi pare corretto, cioè qual è la prospettiva di questo paese dal punto di vista anagrafico sostanzialmente. E qui bisognerebbe avere il coraggio, ma non è che voglio far polemica, avere il coraggio di affrontare ovviamente da una parte la questione della natalità, ma dall'altra la questione per esempio dell'emigrazione. Perché questo è l'altro dato fondamentale. Noi continuiamo a girarci intorno a questo problema, però poi le imprese hanno bisogno di lavoratori, i lavoratori vanno formati, va ringiovanito, diciamo, anche il sistema, e tutti noi sappiamo, venendo io dalla Lombardia, se uno va a vedere diciamo, il bilancio dell'INPS in Lombardia, vede chi sono i lavoratori che questo beneficio avranno fra 35 e 40 anni. Chi è 1.000.000 rotti di persone, quindi basterebbe evitare che continuare a fare polemiche, no? Sul fatto che, insomma, vediamo anche in questi giorni. Quindi va affrontato questo tema. Io credo che Confindustria sia corretto che lo ponga con più forza questa cosa, perché forse è più credibile da noi, ha più forza di noi su questo terreno. Secondo problema, la questione dell'equità. Cioè dell'equità, nel senso che la solidarietà e la giustizia sociale, diciamo, è una cosa alla quale ci appartiene, a me appartiene, però giustamente non posso essere sempre quelli a pagare. In particolare, no, già avvenuto in passato, nelle capsule dell'INPS sono arrivati quelli che avevano dei grandi benefici con fondi, come tutti noi sappiamo, che erano in deficit, però lì era un momento di espansione. Va bene, però questo è il dato. Però vorrei sottolineare, lo sottolineo qua, noi abbiamo sentito anche altri e tutti chiedono una cosa. L'unica cosa che è uguale per tutti è la defiscalizzazione. Ora, io penso che per correttezza, se vogliamo garantire lo Stato sociale, le tasse vanno pagate. Cioè vanno pagate, ma... Cioè, no, guardi, tutti chiedono di defiscalizzare, chi versa un euro chi, e non funziona. E quindi chi dice questa cosa diventa controcorrente. Però se non si pagano, cioè, succede questo dato, e che c'è, cioè, anche qualcuno deve pagare per tutti.
perché sennò i corporativi diventano, ognuno fa corporativo. L'ultimissima cosa che invece è quella che in qualche modo ponevo alla fine, giustamente a me pare un ragionamento che se fossi sindacalista vorrei in questo caso diciamo discuterne, costruire con voi, con lei, cioè come, però mi pare una cosa molto intelligente e quindi è necessario registrare. Cioè, mi pare che è stato posto il problema che la transizione, che è inevitabile, produrrà, cioè libererà lavoro, no? E quindi c'è un processo che deve vedere l'accompagnamento. Noi l'abbiamo già fatto negli anni, quando si parlava di prepensionamenti per gestire alcune grandi imprese di fuoriuscita, no? Però allora, non voglio parlare di prepensionamenti, voglio parlare di un fondo che accompagna, perché riconvertire una persona che ha lavorato 35-40 anni, 35 anni, faccio l'esempio di mia moglie, 41 anni e mezzo in una fabbrica metalmeccanica. Quando si trattava di ristrutturare, che aveva mancava un po' di anni, era terrorizzata, perché come si cioè si dice bisogna riconvertire, è facile dirlo a parole, ma più complicato farlo nei fatti. Quelle persone vanno accompagnate, nello stesso tempo vanno preparate altre che li sostituiscono con una grande capacità. E qui mi pare un dato interessante utilizzare, e finisco, perché c'è un tema, cioè che i fondi sia previdenziali che sanitari, ad esempio i meccanici, come vengono investiti? Perché abbiamo visto, insomma, abbiamo guardato, molto, molto spesso per mantenere inalterato, diciamo, il valore e avere il rendimento, vengono investiti anche, molti non in Italia, cioè in altri paesi. Allora il problema è una discussione che il legislatore deve fare e le parti sociali rappresentative, infine la questione della rappresentanza, bisogna arrivare a un punto in cui è ineludibile se si vuole, cioè, però qui bisogna avere il coraggio anche qui dal punto di vista politico di prendere e fare delle scelte. Grazie. Grazie senatore Magni, darei la parola alla senatrice Camusso. Grazie. Grazie Presidente, grazie a Confindustria, mi è sembrato di fare un tuffo qualche anno fa, come dire, credo che c'è stato l'ultimo, quello l'ultimo sulla struttura della contrattazione, credo sia stato l'ultimo accordo che ha firmato Confindustria negli ultimi anni, quindi questo denota, come dire, che la crisi è vasta, diciamo. Dopodiché posso dire che io una proposta di legge sulla rappresentanza l'ho presentata, perché continuo a pensare che se non sciogliamo quel nodo lì c'è una debolezza del sistema contrattuale che continua a essere sempre più forte, ma è una strana stagione questa in cui l'attenzione alle cose fondamentali non ci sono. Molte delle cose le ha già dette il senatore Magni, quindi non le riprendo. C'ho una curiosità rispetto allo schema che ci è stato proposto, perché nel definire la transizione, dottor Albini giustamente ha detto, questo cambierà profondamente i metodi di governo del sistema delle imprese. In parte l'abbiamo già visto, qualche flash c'è arrivato per esempio durante la pandemia dal punto di vista dell'organizzazione, quindi prevarrà uno schema di lavoro autonomo rispetto ai modelli di subordinazione a cui siamo abituati nel sistema tradizionale. Ovviamente questo è un grande tema anche rispetto alla contrattazione, non è solo un tema rispetto poi ai sistemi che ci sono. Da questo punto di vista, per esempio, una delle iniquità del nostro sistema è la distanza che c'è tra il fondo, parlo di INPS, cioè parlo di primo pilastro, la distanza che c'è tra i fondi previdenziali e i lavoratori dipendenti e la cosiddetta gestione separata, che è un primo ostacolo che determina, come dire, un'iniquità innanzitutto generazionale, ma anche ovviamente poi di rendimenti e prestazioni. Quindi è come se lei ci avesse proposto, io la capisco così, un tema di ridefinizione
anche di che cos'è lavoro subordinato o meno, cioè qual è il nesso tra forma organizzativa e considerazione della subordinazione. La precedente discussione del nostro paese su questo tema non è finita benissimo, però si può sempre migliorare, come dire. Anche se ovviamente io penso che il salario minimo non sia solo legato a questa cosa, ma è anche legato alla scarsità di retribuzioni in generale, perché poi, come dire, i tribunali intervengono in ragione del fatto che si pagano troppo pochi lavoratori, ma questo è un altro ragionamento. Secondo tema che mi interesserebbe approfondire è il ragionamento che facevo alla fine sui fondi interprofessionali, di cui io, a differenza, come dire, di tanta genericità che normalmente si utilizza nel definirli, ho grande stima, ma ho sempre avuto una critica di corporativismo, come dire, dettata dal fatto che tendenzialmente le aziende riutilizzano le risorse che versano, cioè c'è una scarsa, come dire, no, beh, lo so che giustamente, come dire, li rappresentate, quindi non c'è problema, però il limite vero dei fondi interprofessionali è quello di essere, come dire, costruiti sulla su una dimensione che è molto poco di mercato del lavoro in generale, è molto di più di formazione delle proprie maestranze o di ciò che c'è intorno. Però non c'è dubbio che se i processi di digitalizzazione sono quelli che ci si immagina, anche i processi di sostenibilità ambientale, perché anch'essi avranno degli effetti di trasferimento, questa dimensione di lettura dei fondi che sono in qualche modo i miei, che continuo a utilizzare solo per me, non regge, perché il tema della mobilità della manodopera cambia, soprattutto dal punto di vista professionale. Io penso però che questo richieda anche qui una discussione su quanto è interno al sistema delle imprese, o anzi in questo caso al sistema contrattuale, perché poi i fondi interprofessionali sono regolati anche dalla contrattazione, quanto invece va connesso alle politiche attive. Ma senza aprire questo capitolo, io credo che ci sia un grande tema di determinare che cosa è compito nazionale e che cosa è compito europeo. Cioè, io penso che noi non mettiamo mano al sistema della diciamo, difesa dell'occupazione, sostegno, tutela dell'occupazione, della riconversione dell'occupazione oppure a sostegno rispetto alla disoccupazione, se questo non diventa un meccanismo europeo. Delle premesse c'erano, come dire, Sure era stato un esempio in questa direzione, lo si è perso di vista. Ma siccome io penso che quei processi non avranno base nazionale, il non avere base nazionale debba essere anche il tipo di risposta che poi proviamo a dare. Grazie alla senatrice Camusso. Mi pare che non ci siano altre domande anche dai colleghi che sono in collegamento con noi. Io vorrei fare semplicemente una domanda brevissima, perché abbiamo poco tempo, collegandomi quello che aveva prima detto il senatore Magni, su un punto che non ha trattato nella relazione, dottor Albini. Si parla tanto di investimenti in economia reale da parte appunto degli investitori istituzionali. A vostro avviso, che impatto hanno questi investimenti nei settori che rappresentate e cosa potrebbe essere fatto, cosa è ancora necessario fare anche a livello legislativo, perché questi investimenti in economia reale riguardino prima di tutto l'Italia e magari anche il sud dell'Italia, che è la parte più sottosviluppata, e poi il resto del mondo, così come diceva anche il senatore Magni. Grazie. Grazie anche per queste domande che mi consentono rapidamente di riprendere e approfondire alcuni aspetti. Cerco di seguire l'ordine con cui sono state poste le questioni, di dare alcune risposte. Diciamo, la prima questione è quella relativa ai fenomeni migratori, cioè il problema che oggi abbiamo, che è evidente, c'è un mismatch importante.
C'è un problema di carattere congiunturale e un problema di carattere strutturale. Il problema di carattere congiunturale va affrontato nella logica della congiunturalità. Ci sono, credo, 150.000 persone che sono nelle strutture che una volta si chiamavano gli SPRAR, che adesso forse si chiamano CAI o CAS, e che sono, diciamo così, già presenti sul territorio nazionale, rispetto ai quali si deve avviare, a nostro avviso, un progetto, e noi stiamo lavorando col Ministero del Lavoro, col Ministero degli Interni e anche col Ministero dell'Istruzione, diciamo, per fare un progetto per andare a vedere in questi ambiti come è possibile attivare queste persone che ci sono e attraverso il lavoro, diciamo, integrarle e regolarizzarle. Ci sono degli aspetti sostanziali non di poco conto da tenere in conto, però è chiaro che occorrerà anche probabilmente un supporto normativo, perché poi queste persone sulle quali magari fai un investimento in mezzo a un processo che è magari quello della richiesta di asilo, poi nel momento in cui investi su queste persone, le hai formate, le hai inserite regolarmente nel lavoro, le devi anche, diciamo così, integrare dal punto di vista formale con una cittadinanza attiva, che è meglio, come dire, di una situazione di incuria a cui oggi magari sono un po' condannate. Quindi si possono fare delle cose di tipo congiunturale sia in Italia che all'estero. Adesso con il cosiddetto decreto Cutro sono state avviate delle sperimentazioni, stiamo lavorando, però è giustamente una cosa sulla quale bisogna avere un doppio respiro, ecco, avere un'idea di politica industriale, di quello che serve al paese per essere attrattivi rispetto a ciò che vogliamo costruire, sul presupposto che vogliamo mantenere una spina dorsale manifatturiera a questo paese, e c'è un problema di carattere congiunturale sul quale sicuramente Confindustria si sta impegnando e, come auspicava il senatore Magni, magari si farà anche sentire. La seconda questione, ma mi sembra che fossimo d'accordo, che c'è questo tema dell'equità, non presuppone la defiscalizzazione, presuppone il fatto che ciascuno paghi il giusto. E noi, se abbiamo come dire, da gestire delle transizioni, e queste transizioni spostano quella che è la composizione del tessuto occupazionale italiano, una riflessione va fatta, perché oggi noi abbiamo sostanzialmente 24 milioni di occupati, di cui 5 milioni più o meno, il 25%, sono i lavoratori autonomi, 3 milioni e mezzo sono i lavoratori pubblici, in mezzo c'è un 18 milioni di lavoratori che sono lavoratori subordinati. Ma se le composizioni di queste fasce cambiassero, ci troveremmo a dover fare i conti con livelli di fiscalità completamente diversi, perché cioè, adesso non lo scopriamo qui questa mattina, che se introduce per il lavoro autonomo una flat tax che arriva fino a 80.000 euro e poi l'istigazione a delinquere, diciamo così, è molto forte, in processi che fra l'altro facilitano questo tipo di transizione dal lavoro subordinato al lavoro autonomo. Quindi ci sono livelli di fiscalità e livelli di contribuzioni molto diversi, e in questa logica, allora mi collego subito alla considerazione che faceva Susanna Camusso prima, cioè è chiaro che noi vediamo che con la digitalizzazione non sarà una situazione per tutti, ma diventerà per molti una situazione in cui di fatto tu, non avendo più le due caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, cioè lo spazio inteso come luogo di lavoro e il tempo inteso come orario di lavoro, ti orienti ad avere una
apprezzamento di ciò che fanno le persone sulla base del risultato, che è tipico della distinzione del diritto romano fra la locatio operis e la locatio operarum. Quando studiavo all'università, e ahimè sono passati tantissimi anni purtroppo, cioè già circolavano i testi di Supiò che spiegava che di fatto non avrebbe più avuto senso in prospettiva distinguere fra una persona che fa un lavoro subordinato e una persona che fa il lavoro autonomo. Alcune battaglie che noi facciamo per ricondurre dentro la categoria, diciamo, giuridica del lavoro subordinato, forme di lavoro che lì dentro non si possono più piegare, ha molto meno senso, secondo me, che non approcciare l'idea per cui il lavoro è il lavoro e indipendentemente dalla qualificazione giuridica che gli diamo, gli va dato un sistema di protezione uniforme. Del resto, se andiamo a vedere quello che è stato fatto recentemente dal governo Renzi sulla parasubordinazione, si è fatta un'operazione che nella sostanza, adesso magari la brutalizzo e spero che i giuslavoristi non si offendano di questa sintesi estrema, però di fatto dice: al di là di come lo chiami, lo devi trattare come un lavoratore subordinato, more or less. E quindi è chiaro che la digitalizzazione offre delle straordinarie opportunità, presenta naturalmente anche dei grandi processi di trasformazione. Noi però non possiamo processare questo travaso di funzioni per poi trovarci come all'epoca del governo Monti a dover processare un tema che era le false partite IVA. Però è chiaro che i modelli di organizzazione delle imprese che oggi sono consentiti dalla digitalizzazione favoriscono questi tipi di processo, per cui l'uniformità regolatoria, sia in termini di tutele, sia in termini di fiscalità che di contribuzione, va fatta, anche perché adesso noi nel ragionare su come costruire un ragionamento di sviluppo della bilateralità dei fondi, di cui adesso parlo, è chiaro che noi non abbiamo più in testa la fortuna che ha avuto il dottor Albini di essere assunto per sbaglio in Confindustria nel 1987 e di essere qui ancora a parlare per Confindustria. Carriere di questo tipo, per cui una persona inizia a lavorare in un posto e finisce a lavorare in quello, saranno sempre più eccezionali. E oggi addirittura, per quello che vedo io nei giovani, c'è sì sicuramente, come dire, una difficoltà a stabilizzare, ma c'è anche meno interesse. Cioè vedo succedere oggi quelle cose che quando 15 anni fa frequentavo gli ambiti di confronto europeo, vedevo che negli altri paesi era molto più diffuso, cioè l'incentivazione a far fare delle persone delle esperienze diverse in realtà diverse piuttosto che con avere una storia lavorativa che comincia in un posto e finisce in quel posto. Dobbiamo costruire in un contesto che va per mille ragioni in questa direzione un sistema di protezione più adeguato. Per questo dico che noi abbiamo dei sistemi regolatori sul lavoro vecchi, perché tendiamo a mettere a tutti la tuta blu, come diceva Bruno Manghi, e a ripiegare tutto dentro lì, anziché pensare di dare comunque un sistema di tutele uniforme a prescindere da come poi si configura questo tipo di lavoro, perché al di là di quelle che sono le professioni ordinistiche, tutto il resto finisce per essere un grande ettoplasma che va regolato anche sotto il profilo delle protezioni giuridiche e di altro genere. Quindi in questo senso dico che certamente c'è un tema di questo tipo che va anche sulla contrattazione, tant'è che vedo sempre più frequentemente la contrattazione collettiva avventurarsi anche nella regolazione di quelle che sono le forme di collaborazione coordinata e continuativa, e vengono inserite nei contratti collettivi. E anche qui c'è un tema di rappresentanza e di regolazione, perché ormai lo strumento del contratto collettivo non può più essere quello che è stato fino adesso, cioè deve diventare un'altra cosa, deve diventare uno strumento con cui le parti fanno le politiche industriali, le politiche occupazionali e costruiscono un sistema di protezione sociale complessivo. Tant'è che dico, ai cultori della materia che mi ascoltano, che mi sto interrogando sul fatto che questa dimensione di regolare
con il contratto collettivo di settore anche gli aspetti della bilateralità non regga più. Non regga più perché la frantumazione della contrattazione collettiva porta ad avere corti sempre più ridotti sui quali non puoi costruire un sistema di sanità integrativa, di previdenza integrativa che sia autonomo. Quindi dobbiamo costruire, e qui naturalmente mi rivolgerei idealmente almeno alle principali organizzazioni sindacali con cui di solito siamo soliti parlare di questa cosa, bisogna cominciare anche a ragionare su come un universo che già è parziale di 5 milioni e mezzo di lavoratori debba tutelare meglio le proprie ragioni, costruendo un sistema che a questo punto deve essere un sistema integrato che deve integrarsi perfettamente con quello che è il primo pilastro, ma che deve vedere un patto di leale collaborazione anche, lo dico apertamente, con le banche e con le assicurazioni. Cioè va fatto un disegno nuovo per costruire un sistema di welfare nuovo, perché altrimenti le transizioni non riusciremo a regolarle. Dico due ultime cose, poi davvero mi zittisco, che sono queste, sperando di avere, anche se disordinatamente, risposto un po' alle provocazioni. Tre per la verità. La prima cosa dico rispondendo alla senatrice Camusso, questa cosa che io processo i temi del welfare nella prospettiva europea, perché il welfare state nella dimensione in cui lo conosciamo noi è un patrimonio comune dell'Europa, non di tutti i paesi, però diciamo così è destinato ad essere consolidato su questa cosa. L'esperienza del SURE è stata un'esperienza positiva, dovessi parlare in termini diciamo così da carpentiere direi che vanno costruite delle regolazioni normative con i ferri di richiamo per potersi innestare su strumenti che verranno costruiti a livello europeo, perché inesorabilmente andiamo in quella logica lì. SURE è stata una grande esperienza positiva, e bisogna cominciare a ragionare in questa cosa qui, guardando un orizzonte più ampio e quindi costruendo un sistema di protezione moderno che possa agganciarsi anche alle cose. La seconda cosa, che è questa, relativa agli investimenti nell'economia reale. Io penso, non essendo peraltro un esperto di finanza, che qui si deve tutelare prioritariamente il risparmio previdenziale. Sono dell'idea che gli investitori debbano garantire il miglior rendimento possibile a questa forma di risparmio, che è un risparmio necessario. Se non si riesce ad essere attrattivi non si può obbligare nessuno a investire dove non c'è redditività, perché altrimenti la logica è: se mi costringe a investire lì poi mi devi garantire nel caso in cui io vada incontro a delle perdite di questo tipo. Abbiamo visto che cosa è successo, no? Recentemente sulla finanza, sono rischi che naturalmente gli investitori sanno di dover correre, e un investitore come possono essere i fondi di previdenza complementare deve essere un investitore molto prudente, perché tutela un interesse che diventerà sempre più importante. Da ultimo, non vorrei esagerare, però devo dire che una idea compiuta di come debba evolvere il sistema della bilateralità che Confindustria ha costruito con CGL e CISL in questi ultimi anni, diciamo, io penso di averlo ben presente. In questo senso, rispondendo alla provocazione sui fondi interprofessionali, dico questa cosa qui. I fondi interprofessionali nascono per fare la formazione continua delle persone occupate. Nascono e Fondo Impresa, che è il principale fondo che gestisce diciamo circa 400 milioni di euro, 430 milioni di euro, la metà del gettito complessivo dello 0,30 che attraverso l'INPS poi viene ritornato su base volontaria ai fondi, gestisce questi soldi però in termini di
cioè in parte mutualistica, perché c'è un 80% di questo 0,30 che ogni impresa versa all'INPS, che ritorna sul proprio conto aziendale e che l'impresa può gestire in accordo con i sindacati facendo la formazione agli occupati. Ma c'è un 20% che va sulla mutualità, che viene utilizzata attraverso gli avvisi, che vengono fatti appositamente perché le imprese più piccole, meno strutturate, accumulano meno risorse e hanno bisogno degli avvisi. Abbiamo spinto i fondi interprofessionali, che sono i fondi bilaterali nella quella che io chiamo la quarta fase evolutiva dei fondi, no? Vengono creati, c'è un decennio in cui nessuno se ne occupa, accumulano risorse, allora a questo punto diciamo tutti se ne occupano perché vedono le risorse, e poi c'è il momento in cui se sopravvivi a questa fase, cosa che ad esempio oggi è la fase che interessa i fondi sanitari, e per questo che io ho portato con me Luca Del Vecchio che si occupa di questa materia, se sopravvivono a questa fase in cui, come dire, tutti guardano con cupidigia quello che stai accumulando, e devi entrare nella quarta fase, devi renderti utili al sistema di welfare pubblico. Questa è diciamo così, è la tua legittimazione. Certo, diciamo che adesso i processi si stanno accelerando moltissimo. I fondi interprofessionali noi li abbiamo utilizzati per, intanto, per fare un investimento, diciamo, per la ricollocazione sui cassi integrati. E li stiamo usando sugli avvisi sui cassi integrati. Siamo già al terzo avviso che facciamo per i disoccupati, dove di fatto diciamo forma un disoccupato, ti finanzio e se poi l'impresa lo assume. Se su 10 che te ne formi ne prendi almeno 9. No. E stiamo lavorando per fare attraverso i fondi interprofessionali quello che il sistema non riesce a fare in termini di politiche attive. Abbiamo da 10 anni almeno un'idea di costruire dentro i fondi interprofessionali, di essere aiutati dal legislatore a costruire dentro i fondi interprofessionali una gestione separata, che è quella a cui facevo riferimento prima, che può essere su base volontaria alimentata dalla singola impresa, con cui fare sostanzialmente questo tipo di investimento sull'outplacement e la gestione delle transizioni. Sempre con la stessa logica, dicendo all'impresa quello che accantoni lì per l'80% è tuo, per il 20% lo uso per la mutualità generale, per gestire le transizioni, per gestire le politiche attive, per aiutare le persone non a semplicemente a scivolare verso le pensioni come potevamo fare quando avevamo l'indennità di mobilità che dopo 3-4 anni di cassa ti dava altri 3 anni o 4 anni al sud di scivolo verso la pensione, quindi tu avevi uno scivolo di 10 anni. Poi questo scivolo è stato segato, e anche di più, certo, poi questo scivolo è stato segato perché è stato tolto, diciamo così, l'indennità di mobilità ed è stato spostato anche il bordo della piscina, come dico io, perché con la riforma Fornero è stato allontanato di 5 anni. Quindi di fatto non si può più gestire nella logica dello scivolo, bisogna gestire nella logica delle politiche attive, aiutare le persone ad avere una maggiore longevità professionale, cosa che naturalmente non si può costruire da 0 a 100, ecco, dopo 40 anni di lavoro sulla catena di montaggio in un'azienda metalmeccanica, ma che bisogna costruire gradualmente e il prima possibile. Quindi credo in questo modo di aver un po' soddisfatto tutte le richieste che sono state fatte, e quindi se non c'è altro mi zittirei. Grazie, ringrazio nuovamente il dottor Albini anche per queste risposte esaustive, per i chiarimenti dati ai commissari. Ringrazio gli altri rappresentanti di Convindustria, il dottor Del Vecchio, gli altri intervenuti, e dichiaro conclusa l'audizione.